Le prime processioni che ricordo io, la Madonna usciva alle 7:30 della mattina dalla chiesa dopo la messa e si andava a Iano. E io ricordo molto bene che gli omelizzi, più che altro, si arrivava lì, si facevano i rinfreschi come si fanno adesso, come li facevano prima, di tempo fa. Poi si tornava indietro di lì e si andava a Piterà. Da Piterà ci c'era tutta Piterà, nelle strade e nei vicoli. Si tornava indietro e si arrivava a Ponte Grande. E la Madonna era portata tutta a spalle. Piene le strade, tutte piene di avvallamenti. E si faceva tutta la processione, tutti i vicoli di Ponte Grande. Poi si andava in chiesa. Dicevano la messa 11:30, mezzogiorno, è finito lì. E poi il pomeriggio non c'era processione, non c'era niente. C'erano i giochi che si facevano, la cuccagna, le pignate, la gara delle pasta asciutte piccanti, la gara dei sacchi, cocomeri. Per molto tempo sono stati fatti. La sera, quando erano le 8, la banda saliva sul palco fatto di legno, foderato di edera. La banda suonava tutte le musiche liriche, quelle che le capivano, le capivano, quelle che non le capivano, i bambini cercavamo. E poi, alla fine del concerto, chiamato concerto così, che facevano la tagliata, la lettera, facevano il canzoniere, le canzoni dell'epoca. E poi, finita la festa, finita questo canzoniere, si andava a casa e facevano i fuochi d'artificio, si andava a casa e finita tutta la festa di Ponte Grande. Quasi una giornata. E mio padre era, come posso dire, uno del comitato, sì, era del comitato dopo Antonio Canino, mi sembra Antonio Canino di Iano. Pensavano, contavano i soldi quanto raccoglieva la Madonna, avevamo la chiesetta piccolina, non era questa la chiesa nei miei ricordi da ragazza, perché io ho fatto la comunione quando c'era la chiesa piccola, ho fatto la cresma quando c'era la chiesa piccola, che c'era il giardino, era tutta, era più emozionante una volta quando io ero bambina. Poi ho cominciato ad andare un pochino avanti e poi per idea del mio padre, non ricordo l'anno, ho lanciato l'idea che poi la Madonna una volta si portava a spalle, la portavano tante persone, facevano il cambio, ma tutto sulle spalle la portavano. Anche io no, che era tutta tortuosa la strada, però sta gente camminava con la Madonna sulle spalle e si fermavano in tutti i posti impensati. Adesso che lo vedo da grande è tutta un'altra cosa. Io nel 62, nel 61 mi sono sposata, nel 62 me ne sono andata a Bologna, no, nel 63 sono andata a Bologna e da Bologna sono 60 anni, no, 60, 50, 50 anni che vengo sempre, quando posso venire, alla festa della mia Madonna, finché avrò vita. E forza, verrò sempre alla festa della mia Madonna. Parlo con le mie figlie e le mie figlie si commuovono anche loro. Quando ho la figlia grande, che lei può venire a questa festa per la Madonna, e io ho un genero toscano, ricordo le cose che facevo io, che faceva il nonno, che faceva poi subentrato mio fratello, che adesso la Madonna se l'ha presa in cielo. Se ne vengo un anno, mia cugina Angela, Lina, chiamata Lina, mi teneva il telefonino acceso. Quando è morta un'altra mia sorella a Bologna, che io non sono venuta, il telefonino acceso, io piangevo da Bologna, lei piangeva di qua. E io, nella mia immaginazione, vedevo la Madonna sul sagrato della chiesa. Dunque, mio padre, l'ultima volta che lui l'ho portato io, ero stata qui in vacanza, ero stata qui alla processione, l'anno prima, ero stata in vacanza, sono tornata indietro a Bologna, avevo la mia famiglia e mio padre non era venuto quell'anno.
Allora parlavo in casa, vorrei, chissà quest'anno, chissà la Madonna, chissà. Sono andata a casa, ho parlato con mio marito mi ha detto no, non me lo, a me non me lo deve dire niente. Vai in agenzia, fai vedete, posso c'è padre alla festa. E così ho fatto. Mio padre aveva 85 anni, sono andata a fare il biglietto, l'ho portato qui, sono stata qui una settimana, finita la festa, poi mio padre non è potuto mai più venire. E l'ultima volta che mio padre ha visto la Madonna in processione è stato che lui aveva 85 anni. Quando la Madonna viene nel vico, io sto male dentro, dopo la morte di mio padre, questo. Per la morte di mio padre, io quando vedo uscire la Madonna dalla chiesa, mi viene un groppo che non riesco più a dire una parola e mi viene da piangere, perché sono molto emotiva. La Madonna, non ho parole. Io quando mi sogno la Madonna, che lo dico alle mie amiche di Bologna, quelle della chiesa, una scettica che non mi credeva, credeva che io avevo la mia testa girava, invece no, io sogno la Madonna in processione, la Madonna mi ha fatto molte, molte, molte grazie. In casa nostra la festa di Ponte Grande era la festa più bella dell'anno.